cronaca. Ancora una rapina alla banca centrale. I due malviventi, descritti da alcuni testimoni oculari come individui violenti e senza scrupoli, hanno fatto perdere le loro tracce, complice le nebbie, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine. Le autorità locali hanno raccomandato a tutta la cittadinanza massima attenzione, vista la pericolosità soprattutto di uno dei due rapinatori. Anche questo colpo, dopo le prime indagini, si risulta essere riconducibile alla medesima organizzazione criminale. Passiamo ora alle notizie sportive. Accidenti, maledetta nebbia, non si vede proprio niente! Su, Boris, presto, prendi la cartina! Secondo il mio piano, stiamo per entrare in una zona esclusa dalle comunicazioni radio. La notizia della rapina qui non deve ancora essere arrivata. Dobbiamo solo trovare un posto dove farci ospitare questa notte. Ah! Lascia perdere! Ci deve essere un castello da queste parti, o qualcosa di simile. Passeremo lì la notte e domani... domani una nuova vita ci attende, piena di soldi! Avanti, prendi tutto quello che ci serve. Così travestiti non ci potrà riconoscere nessuno. Io sarò la tua cara mamma e tu invece sarai la mia... adorabile bambina! Mi raccomando, eh? Ho solo bisogno di andare in bagno. Oh, finalmente ci hanno aperto! Che gentili! Dai, cara, muoviamoci, entriamo! Va bene, seguitemi, vi offro qualcosa di caldo. Oh, molto volentieri. Tira su quelle spalle. Dice a me? L'ho fatto con le mie mani! È buonissimo! Ah, ci credo! Che buono che sarà! Si sente già dal profumo! Vedi, muoviti! No, ma che bello questo castello! Le piace? Sì, moltissimo! Ma di chi è questo castello? Mi dica, mi dica, mi dica! Questo è il castello del signor Conte! Igor! Sì, padrone! Chi
Chi sono questi strani? Sono due viandanti persi nella notte. Benvenuti in mia casa. Sono imbecille. Oh, grazie mille, signor Conte. Lei è così gentile. Mia casa. Tua casa. Mio regno. Tuo regno. Mio letto. Tuo letto. Aiuto! Igor! Igor! Finiscila! Non infastidire gli ospiti. Vedo che lei è tutta bagnata. Già, quell'incapace di mia figlia non sa neanche tenere un bicchiere in mano. Incapace! Il bagno è al piano superiore. Vada a sistemarsi. Ma badate! Badate all'immane drago verde che giace sulla soglia del bagno. Mangia bambini, cagnolini e grasse lumachine. Badate! Badate! Badiamo! Igor, intrattieni la signorina. Io mi assenterò per qualche minuto. Molto volentieri. Allora, le è piaciuta? Igor! Viva Rone! Igor, hai per caso visto dove ho messo la mia bottiglia di cianuro? Sì, l'ho vista! Igor, l'hai ammazzata! L'hai ammazzata? L'hai ammazzata tu! L'hai ammazzata tu? Sei proprio deficiente! Fai sparire il cadavere prima che arrivi sua madre! Presto! Ah, un momento! È un peso morto! Ah, ah. Igor, veloce, veloce, che sta arrivando! Tesoro! Ma dove sei? Cara! Ah, ce l'hai qui! E mia figlia dov'è? Sua figlia? Esatto, mia figlia! Quella alta alta con le gambe belle belle! Ah, quella alta alta con le gambe belle belle? Sì, proprio come le sue. Oh, ma che belle gambe, complimenti! Modestamente faccio fitness tutti i giorni. Ah, si vedono i risultati, complimenti. Ha per caso visto mia figlia? Doveva andare in bagno. C'è forse un altro bagno da queste parti? Sì, c'è il bagno al piano di sotto. E dov'è questo bagno al piano di sotto? Il bagno al piano di sotto è al piano di sotto. Ah, grazie, andrò a controllare. Ah! Sì? Stai attenta al drago verde che giace. Ah, c'è un altro drago verde? No, è sempre lo stesso. Si fa due piani tutti i giorni. Ah, grazie. Prego! Presto, Igor, fai qualcosa! Veloce, veloce! Sì, padrone! Sento già i suoi passi sulle scale! Veloce, veloce che arriva! Accidenti, non ho trovato
sotto. Oh, amore, ma sei qui! Ma cosa fai avvinghiata a quell'uomo? I soldi. Lasci stare subito mia figlia. Guardi che ho una pistola nella borsetta. Io l'ammazzo! Capisci? L'ha ammazzata lei! Ma, pavone, da quando me dà lei? Igor, ma sei un deficiente! L'ha ammazzata lei, lei! Lasciamo perdere! Io porto via il cadavere, tu consola quell'anima in pena! Qualcosa di caldo! Beva! Le farà bene! No! Tutto bene, signorina? Igor! Sì, padrone? Hai forse dato qualcosa di caldo? Igor. Sì, padrone. Erano secoli che due vergini. Due vergini, si fa per dire. Varcavano la soglia del mio castello. E tu le hai ammazzate tutte e due nel giro di pochi minuti. Sono stato proprio bravo! Igor! Sì, padrone! Fai sparire questi due cadaveri, altrimenti ti sbatto in mezzo alla strada! No! In mezzo alla strada no! Ci passano le macchine! Maledetto Conte! Succhia sangue! Io un giorno l'ammazzo!